Allora, quelli che non vogliono fare il vaccino, Parenzo li chiama gli scrocconi. Gli scrocconi. E lo saluto, David Parenzo in collegamento da Roma. Buonasera. Si chiamano gli scrocconi dell'immunità di gregge, sono degli scrocconi, perché il vaccino, oltre a essere, io ovviamente l'ho fatto, ma oltre a essere un atto per proteggere se stessi, quindi ha una componente anche egoistica, ha anche invece una componente molto sociale per difendere gli altri, i nostri cari. E dunque, gli anziani. Chi non lo fa per libera scelta chi è sostanzialmente un egoista scroccone. Si avvantaggia del fatto che la maggioranza, speriamo, se lo fanno. E quindi è uno scroccone, si chiama lo scroccone dell'immunità di gregge. Cioè l'egoista più, scroccone, l'egoista scroccone. L'egoista scroccone, non c'è nessun dubbio. Cioè uno non ha nemmeno la libertà di farsi inoculare il cazzo tutta che vuole. Ha la libertà, ma almeno non rompesse i coglioni continuando a dire libertà, libertà. E certo stia che libertà. E dica grazie agli altri, almeno. Ma io non dico grazie perché a nessuno. Visto che è uno scroccone, dica grazie agli altri che si sono fatti il vaccino anche per tutelare lui. Perché tutti questo è il tema. Ma è la logica questo, non è una questione di destra, sinistra, centro. È la logica. Chi non se l'è fatto stia zitto e dica almeno grazie, perché stupidato. Grazie al fatto che io e molti altri ce lo siamo fatti, saranno tutelati pure loro. Ultima cosa, pubblicato poco fa il quinto rapporto di farmacovigilanza. Oddio, sui vaccini farmacovigilanza, si parla di AstraZeneca, sì, è il quinto rapporto che c'è di farmacovigilanza pubblicato poco fa. È la famosa agenzia ANSA per la quale ha lavorato anche il giornalista non professionista Gottardo. Vabbè, allora, perché non ha fatto allora l'esame di Stato. I casi di trombosi venose non ha fatto l'esame di Stato, è stato forse bocciato. Allora a differenza mia, i casi di trombosi venose e intracraniche in sedi atipiche in soggetti vaccinati allora con AstraZeneca sono in linea con quanto osservato a livello europeo. E quanti sono? Un caso ogni 100.000 prime dosi. Nessun caso è stato segnalato dopo la seconda dose. Ogni 100.000 col cazzo prima. Ma io col cazzo che rischio la trombosi, uno ogni 100.000. Segnalazioni, non di morte. E quelli che non hanno segnalato? In collegamento da Padova l'avete già sentito, Alberto Gottardo. Ma no, guarda, è talmente da stronzi essere scettici che il mio medico curante mi ha detto... Perché non hai fatto mai l'esame da giurista professionista? Giù, che il tuo medico... Non basta questa discussione, basta, non me ne frega un cazzo. Perché il tuo medico... O me lo fai spiegare oppure non vado avanti. Ma perché non l'ha mai fatto l'esame? Giù tutti e due, dai. Non è che comanda, non è che c'è l'anarchia assoluta qua, c'è un po' di anarchia ma non l'anarchia assoluta, cioè parlare dell'esame di Stato perché non ha fatto l'esame da giornalista Gottardo non me ne fotto un cazzo. Allora, c'è una persona che si chiama Balanzoni, Barbara Balanzoni, che è un medico rianimatore, anestesista, che si batte da mesi per la libertà vaccinale, cioè dice anche i medici possono essere liberi di vaccinarsi oppure no. E sostiene che chi non si vaccina perché secondo lei praticamente è un obbligo col Green Pass eccetera, e sta diventando come i nuovi ebrei. Parenzo molto incazzato per questa cosa. È assolutamente anticostituzionale che ci possa essere un pass che oggi si chiama Green Pass, ma qualche decennio fa era la tessera fascista, per poter vivere, perché tu senza Green Pass di fatto non potrai vivere. E portare le persone a determinarsi a fare una cosa con la birra a 50 centesimi, che puoi continuare a farti le canne, che, perché anche questo è stato detto, chi si fa le canne non c'è nessun problema, ha detto Pregliasco, con potrai viaggiare e gli altri no. Questo è la fotocopia di quello che era la targa a cui l'ebreo non entra. Siamo diventati nuovi ebrei, ma nel 2021. Posso dire che non c'entra un cazzo, cioè la cosa delle ebrei, anche perché era pieno di ebrei con la testa fascista, per cui anche peggio questo. Ma perché non hai fatto l'esame da giornalista professionista? Tu poi non hai passato. Posso spiegarlo, perché? Però Giuseppe Peccarotti i coglioni. Ognuno può fare quello che vuole nella vita, su, non l'ho mai neanche provato perché non me ne fregava un cazzo. Non me ne fregava un cazzo. Complimenti, perché il giornalista ha fatto il giornalista. Direttori del Corriere della Sera che erano...
che stavi dicendo, non te ne fregava un cazzo. Benissimo, la comunicazione ufficiale non gliene fregava un cazzo. Ci sono giornalisti, sarà padrone, che hanno fatto il direttore del Corriere della Sera, sì, da certo, pubblicista. Ma non coglioni, cosa cazzo vuol dire? Cosa cazzo vuol dire? Ma tu credi di essere un grande giornalista solo perché hai scritto professionista sul tesserino? No, è stata la mia professione per 15 anni. Ma è quale stata la mia professione? Ridicolo. Senza aver mai leccato un culo sugli alberi. Senza aver mai leccato un culo. Gatti sugli alberi. Puoi dire lo stesso. Occupati dei gatti sugli alberi. Assolutamente sì. Giù. E se dici il contrario, mi sono perso una cosa. E se dici il contrario, ti querelo. Vabbè. Balanzoni, una povera testa di cazzo maledetta. Zitto, Balanzoni, Barbara una maledetta Balanzoni. Testa dai, di cazzo, basta, parassita, ragazzi. Parassita schifoso. Ma di che cosa? L'unica che mi do è un parassita schifoso. Ma di parassita che cosa? Schifoso. No, scusami, parassita di notorietà. Ma perché? No, ma spiegami perché sono parassita. Sei un povero parassita di notorietà. Ma perché non lavoro? Perché vi siete scaldati? Io non lavoro questo programma. Sei un poveretto, ma che lavori tu? Parassita. Allora, ragazzi, scusami, parassita. Mi sembra di lavorare. Ferma. No? Perché? Chiamiamolo parassita. È un parassita. Ma perché? Ma perché? Morto di fama. Ma perché? Perché non lo saresti tu? E perché non sei tu da 15 anni? Ma perché io lavoro da 15 anni? Sono sulla cresta dell'onda da 15 anni. Parassita. Cosa vuol dire? Ma cosa cazzo vuol dire? Ma che io ho fatto il giornalista dell'ANSA. Stai facendo una figura meschina. Ho fatto il giornalista Io provo vergogna al posto tuo. Ma quale giornalista? Ma sei un guitto. Al posto tuo. Sei un povero guitto. Scusami, ma perché ce l'hai con me? Ma mi spieghi perché ce l'hai con me in questa maniera qua? Schifosa, meschina. Ma sei un poveretto. Ma sei un Cruciani in sedicesimo, dai. Ma non ti senti? Ma ho il mio patetico, dai. Il mio programma che va in onda tutti i giorni. Patetico, da tutti i giorni. Io non faccio il supplente. Io a differenza tua non faccio il supplente della Gruber. Patetico, prodotto da me, patetico, prodotto da me. Ma sei un bidello della Gruber. Ma chi sei? Steven Spielberg. Sei un bidello della Gruber e mi viene a rompere i coglioni a me. Prodotto e mi viene a rompere i coglioni programma. A me. Sei un bidello della Gruber. Non hai neanche prodotto il tuo programma. Non hai neanche il tuo programma, me. Io mi produco i miei programmi. Ma Ponti, ma chi sei? Cecchigori? Ma non hai mai concluso nulla. De Laurentiis sei sempre stato una spalla. De Laurentiis sei sempre stato una spalla. Ma chi sei? E anche mediocre. Tu e sei anche una palla, mediocre invece. Tra le altre cose. De Laurentiis sei. Non hai neanche mai fatto il conduttore di rompi coglioni a me. De Laurentiis, abbiamo un produttore di programmi. Pazzesco. Mamma mia, un produttore di programmi radiofonici. Lavorano quattro stipendi si pagano al mio programma. Dai, quattro sai? Stipendi. Sì, mamma certo, mia. Certo. E lo rivendico. Che minchino. E lo rivendico perché il mio lavoro, aspetta. Il mio lavoro ha dignità. Io creo lavoro. Il mio lavoro ha una dignità, sai. Creo lavoro adesso. Creo ma vabbè, ma mi dici che sono un parassita. Ma non sei un parassita perché sei? E il mio Berlusconi. Lavoro vale meno del tuo. Ma chi pensi di essere? Il mio Berlusconi. Lavoro vale meno del tuo secondo te? Ma assolutamente sì. Ma chi pensi di essere? Berlusconi. Quanto meschino sei? Ma tu ti rendi conto quanto sei meschino? Ma chi dai lavoro tu? Ma lavoro Damati. Io produco un programma è pazzesco. Ma chi è impazzito? Guarda, è una delle pagine ormai. Più meschine adesso della tua ti chiamerò carriera, De Laurentiis questa, ormai ti chiamerò De Laurentiis. Io provo vergogna. Sentiamo De Laurentiis, dai, provo parla De Laurentiis te, forza. Guarda, facciamo parlare De Laurentiis il una produttore brutta figura sul piano personale, facciamo sul piano umano il produttore. Sei veramente produttore un piccolo borghese di merda, sai. Sei De Laurentiis, un piccolo borghese piccolo di merda. No, piccolo no, borghese sì. De Laurentiis, sentiamo De Laurentiis, forza. Allora, il produttore. Oh, ma sto ascoltando la puntata di ieri. Ma quanto è bello quando Gottardo ha invitato nello studio di Padova il musulmano lì e mentre stavate parlando a un certo punto ha urlato Allahu Akbar, Allahu Akbar. E è caduto il silenzio. Cazzo, sarebbe stato bello se si fosse fatto saltare in aria in diretta radio con Gottardo di fianco. Beh, insomma, dai, no? È nel mio studio. Che momento. Nel mio studio anche, no? Perché io il mio studio in centro storico a Padova ce l'ho ed è mio. Perché è mia anche la trasmissione. Non potrei mai dire la stessa cosa. Giù, dai, ragazzi, giù. Giù, avete dato, avete regalato, eccetera. Fate parlare Berlusconi, ancora. De Laurentiis. Parassita. De Laurentiis. Giù, ragazzi. Fate parlare De Laurentiis. Spalla montata. Sei una spalla montata e mi rompi i coglioni. Giù, dai, ragazzi. Se lo avete dato, avete regalato, la gente si è divertita, basta, no. Sempre questa Balanzoni dice
gli ebrei andavano nei ghetti, infine nelle docce. Non so perché fa questi paragoni qua che Parenzo non sopporta, ma lo fa quasi apposta per essere chiamata. Magari dopo la chiamiamo. Via, la Balanzoni. E se vi ricordate, gli ebrei inizialmente accettarono la segregazione pensando che vivere come gli indigeni d'America in una riserva praticamente avrebbe permesso loro di salvarsi. Poi si è visto com'è andata quando andavano a farsi la doccia dove non c'era l'acqua. È incredibile che Parenzo se la prende più con Gottardo che con questa che fa questi paragoni con, con gli ebrei. Ma questa qui ho detto che è poverina, che gli devi dire a questa cosa? No, io se non reggi il paragone, se non reggi il paragone è logico che ti incazzi, no? Spanna montata. Ah, si vede basta. Quanto sei basso quando sei di fianco a me, sai? Non sto parlando solo di fisica, sai? Il produttore. Si vede quanto sei basso quando sei di fianco a me. Quante persone hai assunto? 5 ne hai assunte? 4. Ah, 4 lì. Giù. Che gli altri sono stati hanno fatto quello che voi non avete fatto. Caso Saman, che resta fondamentale. Caso Saman della ragazza che molto probabilmente su questo l'islamologo lì di Padova, cosa dice il produttore radiofonico, cosa dice sul caso? Tutti e due. Caso Saman che per noi resta fondamentale e che per me Parenzo mi insulta da mesi. Sono offeso, non fai più ridere, oh Gottardo. Sei un conduttore della zanzara, mica di porta a porta, imbecille. Adoro i camionisti, sono persone ottime, li conosco come professionisti seri, ma ragazzi, sulla A1 fra Firenze e Bologna, due camion in sorpasso che stanno 40 minuti lì allineati perché quello in corsia di sorpasso non ce la fa. Viaggia a 0,02 km orari in più di quell'altro e fa una fila chilometrica. Io devo arrivare a Bologna, porca puttana, non ce la posso fare! Cazzo! Con lanciafiamme li faccio fuori! Porca puttana! Gates! Ottimo. Sta montando la rivolta contro i camionisti e io capeggerò questa rivolta perché hanno rotto i coglioni sulla Firenze Padova e soprattutto sulla Padova Bologna. È una roba insopportabile. Non esiste la Firenze Padova. Insopportabile. Esiste la Padova Bologna. Vabbè, sì, dopo da Bologna vai a Firenze, dopo da Bologna anche le autostrade, non c'è problema. Ma non sai che ha acquistato anche sulle autostrade lui? Lui è azionista di Atlantia, non lo sapevi tu? No? Ha fondato un programma da lavoro a quattro persone e ha ridato i nomi alle autostrade italiane. E non ha mai beccato il culo. Ha ridato il nome alle autostrade. Comunque ragazzi, stiamo sottovalutando una notizia, adesso smettete di litigare perché veramente la morte di questa ragazza è un dato di fatto. La morte di questa ragazza è una cosa grave, eh? La morte di questa ragazza, una diciottenne di Saman, dici, che certo che è grave. No, Saman, quella della ragazza di Genova, certo, ragazza di Genova, certo che è grave. Vaccinata con AstraZeneca. Ora il collegamento ancora non è chiaro, però mi sembra abbastanza chiaro il collegamento. La diciottenne ligure vaccinata con AstraZeneca nel giorno dell'Open Day è morta dopo una trombosi al seno cavernoso. Ragazzi, ma è un caso su 100.000, te l'ha appena detto Parenzo che è un caso su 100.000. Poi quando il caso su 100.000 sei tu, iniziano a girarti i coglioni. No, non l'ha detto Parenzo, l'hanno detto le autorità, la farmacovigilanza, giornalista dell'ANSA. Ma l'hai detto come se fossero pochi. Ma l'hai detto come se fossero pochi. No, ho letto solo una notizia. Sì, però hai detto come se fossero pochi. Sei lo scendiletto di Big Pharma, De Laurentiis, calmati un attimo. Berlusconi, calmati un attimo Berlusconi, scusami, perché so che hai dato 5 posti di lavoro, che hai dato i nomi nuovi alle autostrade, so che hai prodotto un programma radiofonico di successo planetario, tutte cose che lo sappiamo, so che parli, so che sai tutto, di camionisti, però io mi sono limitato a leggere una agenzia che l'hai detto dicendo che i casi non sono tanti, in questo senso l'hai detto. I casi
sono oggettivamente, statisticamente talmente rari. Ma non sono da fare indurre. Ma uno su 100.000 ed è da tantissimo. Da far indurre le autorità competenti. Aspetta, De Laurentiis. Da far indurre le autorità competenti a metterli in commercio. Ora, è vero. Diglielo che, ai genitori di quella ragazza. Diglielo ai genitori di quella ragazza. Ora. Se fai star zitto un attimo, questo povero idiota parassita, continuiamo ad andare avanti. Allora, ora, il fatto che l'AIFA, l'EMA, cioè gli enti certificatori, abbiano messo in commercio questi vaccini, per me è condizione necessaria e sufficiente per dire che la campagna... Sì, ma con mille dubbi, mille ripensamenti su AstraZeneca in particolare. Che se tu sei i genitori di Camilla, non è che solo sei arrabbiato, no, non solo questo, ma vorrai, io mi auguro che ci sia giustizia, che venga capito il perché, il perché, e non basterà, cioè a queste persone non basterà. Questo mi sembra talmente ovvio che soltanto un idiota... Gli indennizi non esistono, tra l'altro. Gli indennizi non esistono, dai, su. No, ma ultra... ovviamente. Dov'era il fenomeno di prima? Non c'è più il fenomeno di prima, naturalmente. No, si è ritirato il fenomeno, richiama. Certo, Marco da Modena, no? Quel d'imbecille, dai. Gianni da Vicenza, vai. Sì, salve. Io faccio parte di quella che una volta consideravate la maggioranza silenziosa. Sì. Io devo dire che Parenzo una volta mi era anche simpatico anni fa, ma adesso è diventato veramente odioso. Lo so, per come tratta le parole. Io sto la parte di Gottardo in toto, nel senso che certo, non so come fai a accettare certi insulti che ti dice. Li accetto, cosa vuoi che ti dica? Su qua li accetto. No, veramente sta dicendo di Gottardo. Cioè, no, è il contrario, è contrario. Quindi sei diventato molto odioso, Parenzo. Poverino, no, si fa una carezzina, effettivamente è vero, poveretto, dai. È vero. No, poverino, no, ma guarda che non fai ridere Parenzo. No, ma io dico poverino, non davvero. Quello che vuole dire Gottardo è che hai fatto una figura meschina. Hai fatto lo so, una perché ho detto meschina. Quello che penso, lo so, perché scusi, dico quello che penso. Scusi, mi scuso di aver detto quello che penso, certo. Il fatto che dici di che fama, è un malato di fama. Morto di fama, ho detto. Morto di fama. L'idea è che tu sia più morto di fama di lui. Sì. Beh, io non ne ho bisogno al momento, ma insomma dico solo per quello. E perché sei là? Visto che ti fa schifo la trasmissione, continui a fare una figura meschina, David. Aspetta, te lo sta spiegando l'ascoltatore. Credimi, David. Mi eri simpatico una volta. Mi eri simpatico. Sono qua perché penso che, se no, è come se fossero due cruciani, no? Cioè, se tu hai due cruciani, uno vero e l'altro un po' in sedicesimo, è come se alcune idee non fossero rappresentate, e invece sono qua. Credimi. Ciao Gianni, combattere a portare il mio punto di vista umile. Umile. Hai detto umile. Stavo scherzando. Ho detto umile. Io sono tutto fuorché umile. Daniele, provincia di Bergamo. Ti considero un coglione, lo dico. E lo rivendichi di che non sei essere un coglione umile, sicuro. Capisci? Ma che sei un coglione sicuro. La tua giù, sei vai, proprio un poveretto. Dimmi, Daniele, dimmi. Eccoci, allora. Se mi paragono. Questo siparietto, Gottardo. No, ma guarda, il detto è questo. Se mi considero, mi deprimo. Se mi paragono, mi esalto. Vai, sei molto più in basso, mi sto riferendo all'altezza. Basta, avete rotto le palle voi due. Dimmi, Daniele. Volevo dimmi. Parlare dei vaccini un attimo, Giuseppe. Dimmi. Allora, una cosa mi fa sorridere. Io apprezzo più uno che dice: dettato dall'Islam, certo, dettato certo, dalla religione islamica. Se questo è il punto. Di fronte Massimo a questo da Genova. Sarebbero un milione. Dimmi. Sono un milione di musulmani qua. Dimmi. Ho sentito prima la diatriba, la querela fra Parenzo e Gottardo. Parenzo che si... Ah, scusa, ma se tu sei un uomo, sei un uomo o una donna? Scusa, non ho capito. Beh, questo cosa c'entra? No, hai ragione, sono un uomo, ho una voce... Hai una voce molto femminile. Ma per carità, ma non c'è nulla di male. Ho detto semplicemente. Però se mi dicono signora, allora voglio dire. No, ma pensavo fosse un errore della regia che mi avevano scritto un nome, magari invece di Massimo. No. Purtroppo non. Però purtroppo ognuno c'ha la voce che c'ha. Sono etero con figli, cioè non ho problemi. Vabbè, non devi spiegare adesso se lo pigli in culo oppure no. Si chiama Giordano di cognome? Per la cronaca, Enzo Giordano. Come nota a margine, volevo dire, quando ho sentito prima la querela fra Gottardo e Parenzo, Parenzo è uno che parla, se la tira da grande giornalista, ma una volta in un fuori onda con lei, Cruciani, e con Parenzo, Parenzo ha confessato che non è mai stato in Africa. Cioè Parenzo parla, in? E non in sa. È mai stato in Africa.
in Africa, Parenzo parla di elicotteri e non sa un cazzo. No, in Africa, sono stato in Egitto, poi sono stato, dipende dove in Africa. In Egitto sono stato. Quando insomma, si parlava del problema degli emigranti, questo non sa. In Africa, ma cioè, sono stato in alcuni paesi arabi, certo, in Africa sono stato in Egitto. Poi se vuol sapere sono in tutto il Medio Oriente, sì, praticamente in Giordania sono allora, stato... Qual è il problema, Massimo? Qual è il problema? Se uno va in vacanza no, non conta un cazzo. Il problema è che... No, anche per lavoro, per la verità. In Giordania. Secondo me fa un po' il gallo, ma invece mi sembra un giornalista da studio televisivo, cioè una versione maschile della Fusaro. Per dire che potrei risponderle come direbbe Gottardo: io ho fatto l'inviato per tanti anni, 10 anni ho fatto l'inviato in giro Grecia, e questo è anche vero. Fatto l'inviato vabbè, per tanti anni. Maria da Napoli, dai, Maria da Napoli, andiamo oltre, dai, Maria da Napoli. Sì, pronto, non sono Maria Rosaria, comunque è precisamente quando un marito, un fidanzato... Vabbè, Pasquale, provincia di Arezzo, dai, forza, andiamo avanti, Pasquale, provincia di Arezzo, certo, dimmi, Pasquale, dimmi. Sì, Cruciani, buonasera. Sì. Volevo dire due parole a quel signore lì, quel beduino marsupiano. Scusami, Pasquale, però sei col viva voce, con l'auricolare, ti hanno sicuramente detto di togliere... Questo è vero. Mi deve far parlare e dopo glielo riconosco. La sua risposta. Glielo riconosco, è vero. Si fermano solo i camionisti quando è la macchina rotta. Prima ha detto che la Bologna, specialmente sulla Padova, prima sulla Firenze-Padova che non esiste, poi va sulla Bologna-Padova se è corretto. Le ricordo, sulla Bologna-Padova c'è un vigile. Ci sono due corsie. Un divieto di sorpasso per gli autocarri. Lo fanno lo stesso. Che il 99% degli auto, dei camionisti lo rispetta al pennello. Ma certo, senti Pagnoncelli, ma certo. Senti Pagnoncelli, 99%. Mi faccia parlare, c'è qualche deficiente fra di noi che ogni tanto sorpassa. Ma certo, come è normale, ma pure ci sono gli automobilisti, ci sono gli automobilisti che non rispettano le regole. Non puoi ma certo. A dire di fare una rivoluzione contro i camionisti, va bene? Giusto, contro quelli che non guidano bene. Vai all'attacco, vai all'attacco. Se sulla Bologna sono tantissimi come te, automobilisti, qualcuno automobilista che non sa guidare, che si mette lì a 100 all'ora, sia di sorpasso e non si sposta in mezzo a noi. Sì, che quello è Parenzo di solito, con la Jeep. Per far viaggiare gli imbecilli come te, che ci hanno fretta perché non sono controllati come noi. Vabbè, ciao Pasquale, non si sente, non si sente un cazzo però. Marco da Pesaro, avanti tutta, Marco da Pesaro, vai. Sì, ascolta, io volevo dire una cosa soprattutto a Parenzo, no? Il Covid non ha ucciso nessuno tra i diciottenni, siamo riusciti a farlo probabilmente con i vaccini. È così. Volevo dire una cosa, dirlo, un'altra però, cosa, beh, aggiungere il secondo dirlo. Pezzo costruttivo però, il secondo pezzo costruttivo, ma se dovevamo proteggere le fasce deboli e gli anziani, no? Una volta vaccinati gli anziani, perché poi ci siamo accaniti a vaccinare anche tutti i giovani che non hanno un cazzo di sintomo? Parenzo, oggi se tu anni fa avessi detto, scusami, no, aspetta, se tu anni fa avessi detto alla mia giovane mamma vaccina il figlio contro la varicella, avrebbero detto ma scusa, ma perché la prende, non fa male a nessuno, no? Cioè quando siamo cresciuti noi era così. Ora i nostri figli, io ne ho 4, ma il Covid non è la stessa tutti cosa. Tutti e quattro li stiamo vaccinando anche contro la varicella, che 20 anni fa, ma con vaccini che durano da 30 anni, ma è 30 anni che li fai, capisci? Ecco Palù, sono 30 anni che esistono quei vaccini lì. Dai, sentiamo Palù. Ma quei vaccini lì sono 30 anni però li fai. Palù. Allora, a proposito di Saman, lo possono trasmettere, d'accordo, bambino, lo sappiamo. Allora, ma quello che ci hanno spiegato è a settembre, quando riprendono le scuole, il fatto di raggiungere l'immunità di gregge, se pensiamo ancora che questa cosa qui possa servire in qualche modo a tenere sempre tutto immunizzato aperto. Immunizzato il gregge dei vecchi. Erano quelli che finivano in ospedale. Dopodiché io dico un'altra cosa però. Io ad esempio ho 45 anni. Rientro perfetta, ho fatto come sapete il vaccino, rientro in quel... Allora, l'abbiamo citata all'inizio di questa disgraziata trasmissione, che poi si è sviluppata in un litigio perenne tra Parenzo e Gottardo, abbastanza penoso, devo dire, anche se divertente in alcuni momenti, però quando poi a un certo punto si supera il limite dei 5, 6 minuti, 7 minuti, la gente si rompe i coglioni.
Questo per darvi un'indicazione, per darvi un po' l'umore, diciamo, l'umore della piazza. All'inizio abbiamo citato una persona che si chiama Balanzoni.